Si è svolta domenica 12 ottobre l'annuale festa sociale dei donatori FIDAS, giunta quest'anno alla 68esima edizione. I donatori, accompagnati dalla banda rivarolese, hanno sfilato per le vie cittadine e commemorato i caduti, per poi ritrovarsi nella sala comunale di via Montenero per le premiazioni di rito, non prima di aver ascoltato i discorsi ufficiali del presidente e del sindaco Alberto Rostagno. Cosa vuol dire essere donatore di sangue? Donatore di sangue vuol dire mettersi a disposizione del prossimo, mettersi a disposizione degli altri. Sappiamo che nonostante la scienza abbia fatto passi da gigante, dove la bioingegneria, la biotecnologia siano riusciti a fare quasi l'uomo bionico, il sangue, l'organo fondamentale del nostro corpo, non è stato ancora possibile fabbricarlo in laboratorio. Onde per cui è fondamentale, importante l'azione, l'opera, il volontariato del donatore di sangue. Quindi essere donatore di sangue vuol dire salvare vite umane. Numerosi come tutti gli anni, i donatori benemeriti premiati dal presidente della FIDAS rivarolese, Salvatore Silvestri, per le donazioni effettuate lo scorso anno. Annuale festa della FIDAS, tanti donatori premiati oggi. Sì, ne abbiamo 24 con diploma, poi abbiamo, la cosa importante è che ci sono due donatori, uno con 175 donazioni e uno con 150 donazioni. È un traguardo veramente importante a arrivare a queste tante donazioni, quindi spero che ce ne siano ancora altre che possono, diciamo, arrivare a questo traguardo, e che il gruppo di Rivarolo, essendo uno dei gruppi abbastanza numeroso, abbiamo 900 iscritti, 950 anzi per l'esattezza, e poi abbiamo circa 700 attivi che donano ancora il sangue, quindi siamo un bel numero. E nonostante tutto facciamo anche il prelievo di plasma ferisi a Rivarolo. Rispetto all'anno scorso i donatori sono in crescita o in diminuzione? Ma dopo aver avuto un successo che abbiamo fatto prelievo alle scuole, penso che siamo sempre in attivo come quantità di sacche.